Allora, questa mattina vorrei semplicemente accostarmi un po' alla vostra esperienza senza dover insegnare niente e apporgervi qualche pagina di Vangelo che possa aiutarvi a rileggere, a guardare le cose, ad avere consapevolezza di ciò che già fate e che certe volte invece noi perdiamo di vista, ma questo è normale. La cosa straordinaria che leggeremo nelle prossime settimane saranno tutti i racconti della resurrezione. E c'è una cosa che accomuna tutti i racconti della risurrezione, che ogni volta che il risorto si manifesta nessuno lo riconosce immediatamente. C'è bisogno di tempo. E a volte ci sono dei servizi anche all'interno della Chiesa, dei ministeri, che hanno bisogno di tempo per essere compresi, capiti fino in fondo, anche da chi li svolge. E il ruolo della parola di Dio fondamentalmente è questo, tentare di accendere la luce nel buio della nostra esperienza, lì dove noi non abbiamo più discorsi, non abbiamo più teologia, non abbiamo più spiegazioni, non abbiamo più le soluzioni ai problemi che sono davanti a noi, quale luce può illuminarci? Qual è la postura, qual è la posizione che ci aiuta a vivere bene quel tipo di servizio? Perché essere accostati alla sofferenza umana, essere accostati a un momento di fragilità nella nostra condizione creaturale, non è un'esperienza facile. Specie in un mondo come il nostro, che è tutto strutturato in maniera edonistica. Che cosa voglio dire? Nell'edonismo, vedete, si rifiutano fondamentalmente due cose, il dolore e la fatica. L'edonismo ci educa a leggere sempre come maledizione la sofferenza e la fatica. Ma in realtà il dolore e la fatica fanno parte della condizione umana. Non dobbiamo andarcele a ricercare, certamente, ma fanno parte della nostra condizione creaturale. E quindi se noi entriamo in conflitto con il dolore, con la fatica, praticamente passiamo il resto della nostra esistenza, sempre con i fucili spianati, sempre con un atteggiamento polemico. Allora si tratta di capire in che maniera noi possiamo far spazio alla nostra vita, all'esperienza del dolore e della fatica, cercando di capire in che modo noi possiamo accogliere il dolore e la fatica, portando, annunciando il Vangelo proprio all'interno di questo tipo di esperienza. E voi sapete che noi non abbiamo nessun programma pastorale se non uno, cioè quello che noi possiamo definire con la persona di Cristo. La persona di Cristo è il nostro programma, noi guardando Lui capiamo come dovremmo vivere la nostra vita e come fare le nostre scelte. E quindi non basta dire che noi crediamo in Dio o dire che Gesù è il Signore. Dire che noi crediamo in Dio e che Gesù è suo figlio significa che vogliamo scegliere la sua modalità per stare al mondo, il suo modo di vivere il Vangelo, questo annuncio della buona novella, per dire che effettivamente noi stiamo, vivendo davvero un discepolato, stiamo camminando dietro di Lui. Allora, la prima cosa che vorrei dirvi e consegnarvi, in realtà ho preparato questa nostra riflessione questa mattina dividendola in circa quattro punti, è che quando noi guardiamo la persona di Gesù, la prima cosa che dobbiamo accettare di lui è la delusione. Gesù è deludente, fin dall'inizio. Delude Giovanni Battista, ad esempio. Giovanni Battista, se voi cominciate a leggere le parti iniziali del Vangelo, vi accorgete che la predicazione di Giovanni Battista è completamente lontana da ciò che è Gesù. Verrà anzi alla porta colui che taglierà, brucerà, arriverà con il fuoco e brucerà la paglia e dividerà e farà giustizia. È tutto l'immaginario dell'Antico Testamento che giustamente ha caricato la figura del Messia di un immaginario che è sbagliato. E poi Giovanni Battista si ritrova invece il Messia che si mette in fila, come tutti gli altri, con i peccatori. E quando arriva davanti a Giovanni Battista, quel Messia che doveva venire con mano potente e braccio teso, chiede di essere battezzato anche lui. E Giovanni resiste a questo, dice no, finché Gesù non insiste con lui, lascia fare. Allora, vedete, la delusione si trasforma in conversione. Gesù non è come ce lo immaginiamo. Voi sapete che nel Vangelo noi troviamo un personaggio che assomiglia tantissimo a Giovanni Battista ed è Giuda. Con la grande differenza che Giuda non vuole rinunciare al suo immaginario, alla sua aspettativa su Gesù. Non vuole rinunciare, cioè, ad aspettare un Messia che sia il risolutore.
E tutti noi siamo un po' come la parte iniziale della vita e della fede di Giovanni Battista, tutti noi siamo un po' come Giuda. Quando pensiamo a Dio, lo pensiamo come qualcuno che deve risolvere la nostra vita. La gente che noi incontriamo e che molto spesso incontriamo in quel frangente delicatissimo della sofferenza, molto spesso ci cerca o cerca Dio perché cerca da Dio che cosa? La soluzione a un dramma. Ed è giusto che sia così. Se noi non ci potessimo affidare a Dio domandando il grande miracolo, in qualche maniera saremmo mancanti, ma il vero grande miracolo è capire che grande conversione è nascosta a volte dietro questi drammi e questa sofferenza. E significa allora comprendere che Gesù non ha mai voluto recitare la parte del risolutore, ha voluto invece scegliere come immagine di sé quello della compassione. Gesù è il compassionevole, ha passato la sua vita compatendo la vita delle persone che ha incontrato, si è interessato di tutti. Anche perché se noi dovessimo invece raccontare la vita di Gesù facendo semplicemente la somma dei suoi miracoli, dovremmo dire che è stata una vita ingiusta. Perché quello zoppo sì e l'altro no? Perché quel cieco sì e un altro no? Perché ha risuscitato la figlia di Gairo e quanti genitori invece piangono i figli morti e Gesù non è intervenuto? Il senso dei miracoli non è il senso di risolvere un problema, ma di indicare qualcosa di più grande, una visione nuova anche di quel problema e di quel dramma. E quindi si tratta di comprendere che noi siamo a servizio di una fede che non offre soluzioni, ma che rende concreta, visibile la compassione di Cristo. Come noi oggi rendiamo visibile il Vangelo? Sentendoci investiti della grande responsabilità di dover prolungare la compassione di Cristo. Chi incontra noi dovrebbe incontrare qualcosa di Gesù. Qualcosa del suo atteggiamento, qualcosa delle sue scelte, qualcosa del suo modo di toccare le cose, qualcosa del suo modo di parlare, del suo modo di agire, del suo modo di commuoversi. Anche qua, c'è una cosa che dovrebbe sconvolgerci. Gesù si commuove nel vedere il dolore della vedova di Nain. Vede questa donna disperata che sta accompagnando il figlio al cimitero. E dice il Vangelo che vedendo quella donna Gesù si commosse profondamente. O prima di risuscitare Lazzaro piange la morte del suo amico. Perché fa questo? Sa che può, ha il potere di intervenire. Perché il miracolo più bello di Gesù è la sua umanità. Gesù è un uomo a cui funziona l'umanità. E quando noi ci domandiamo in che senso il nostro cristianesimo dovrebbe essere un cristianesimo decisivo, non dobbiamo chiedere a noi stessi di fare miracoli, ma di offrire l'unico grande miracolo che il Signore ci chiede di offrire, quello della nostra umanità, un'umanità che funziona. Ma il primo problema per noi è esattamente questo. Perché? Perché a nessuno di noi piace la sensazione dell'impotenza, cioè quando noi ci avviciniamo a un problema sentiamo una grande gioia quando abbiamo la soluzione a quel problema. Ma quando ci avviciniamo a un problema in cui non c'è soluzione, avvertiamo la frustrazione dell'impotenza. E questa è una cosa che noi rifuggiamo con tutto noi stessi. A noi non piace sentirci inermi, a noi non piace sentirci inutili, a noi non piace non avere soluzioni ai problemi. E quindi capita molto spesso che quando le persone vivono cose drammatiche che non hanno soluzioni, si ritrovano da soli. Ma non perché la gente è cattiva, ma perché la gente non vuole sentire la sensazione dell'impotenza, stare accanto a qualcuno senza poter far nulla. Ma non è forse quello che ci ha insegnato Cristo? La sua vicenda umana, la sua storia, non è forse la storia di qualcuno che ci ha fatto vedere esattamente che la via più importante è proprio quella della condivisione, quella della compassione. Tra poche ore vivremo tutta la memoria della passione, morte e risurrezione di Cristo. E tutte le volte che noi ricordiamo, ad esempio, il suo cammino, quella che noi oggi chiamiamo la Via Crucis, a me piace sempre dire qualcosa che forse scandalizzerà qualcuno. La Via Crucis è popolata da personaggi inutili. Nessuno di questi salverà la vita a Gesù, nemmeno Maria. Nessuno, sono tutti lì, ma nessuno potrà salvare Gesù da quel destino. Eppure, se c'è qualcosa che cambia completamente quella via, è proprio perché Gesù non è solo in quell'esperienza.
è che la presenza di quei personaggi inutili umanizza il suo dolore, umanizza la sua sofferenza. Gesù non è da solo e allora può far affidamento su chi piange per lui, su chi l'accompagna, su chi lo aiuta a portare la croce, può fare affidamento su chi gli fa compagnia mentre sta morendo. Nessuno può salvargli la vita, ma tutti possono umanizzare la sua vita, la sua sofferenza, perché offrono la loro presenza per questo. Allora, se qualcuno dovesse domandarci in che cosa consiste la pastorale sanitaria, nell'essere questi personaggi inutili della Via Crucis, senza vergogna, senza sentire il peso della nostra inutilità, ma sentendo che tutto il nostro Vangelo è esattamente nello spreco della nostra presenza lì, anche quando la nostra presenza sembra non portare nessun frutto, nessun risultato. Il Signore non ci chiede di risolvere, ma di condividere. Allora, si tratta di capire, ed è quello che vorrei fare con voi questa mattina, in che cosa consiste la compassione. Perché è troppo poco pensare che la compassione sia soltanto un sentimento, no? Qualcosa che sentiamo spingere alla bocca dello stomaco e che certe volte ci fa salire le lacrime agli occhi. La compassione o è qualcosa di concreto o non ci interessa. Esattamente come l'amore. Se l'amore è solo un sentimento, ma è un problema abbastanza banale, perché voi sapete che la chimica del nostro cervello funziona che a un certo punto non sentiamo nemmeno più certi tipi di emozioni o di sentimenti, ma l'amore non può essere semplicemente una questione chimica, una questione che spinge alla bocca dello stomaco. L'amore è sempre qualcosa di concreto. Quindi in che cosa consiste la compassione? Cioè, qual è la concretezza della compassione dentro la nostra vita? Ecco, guardando Gesù, mi sembra che noi possiamo declinare la compassione attraverso diversi aspetti. E scegliendo ciascuno di questi aspetti della compassione di Gesù, vorrei offrire a ciascuno di voi alcuni sguardi del Vangelo che ci permettono di toccare i diversi aspetti della compassione di Cristo. Allora, ve li elenco, dopodiché ci fermeremo su ciascuno di essi per capire, guardando proprio l'insegnamento di Gesù, come questo tipo di compassione dovrebbe arrivare dentro la nostra vita. Il primo livello della compassione è quello dello sguardo. Poi c'è quello dei gesti, poi c'è quello della parola e poi c'è quello della presenza. Sguardi, gesti, parole, presenza. Sono quattro caratteristiche della compassione. Ora, ciascuna di queste cose noi lo vediamo realizzato nella vita di Gesù. Primo livello di compassione, la compassione dello sguardo. Non so se vi siete mai accorti, ma quando siamo a disagio, noi non guardiamo le persone negli occhi. Evitiamo la relazione cercando di non lasciarci intercettare nello sguardo. Non guardare qualcuno negli occhi significa evitarlo in qualche maniera. Racconto spesso che appena diventato prete, con un gruppo di universitari facevamo volontariato nell'ospedale dell'Aquila, e una signora anziana la trovai tristissima seduta sul suo letto e pensavo che avesse avuto, non lo so, qualche esito di analisi particolarmente drammatico. Allora mi avvicinai a questa donna molto semplice, cresciuta in montagna. Dico, ma è successo qualcosa? E lei mi ha detto, è venuto il dottore. Allora subito ho capito che forse c'era qualcosa nelle analisi. Dico, e che ha detto? Dice, non lo so, ma non mi ha guardato. Non mi ha guardato. E si sentiva, come devo dire, molto sola in questo. Un medico che entra, guarda la cartella clinica, ma non la guarda negli occhi. La prima forma di compassione è dire all'altro, tu esisti, e tu esisti perché io posso esercitare su di te la compassione della relazione che passa innanzitutto attraverso lo sguardo. Questo, vedete, ce lo insegna Gesù. Basta leggere il capitolo 13 di Luca e si vede immediatamente all'opera la compassione di Cristo. Sentite. Una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga, il giorno di sabato, e c'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva
e non poteva drizzarsi in nessun modo. Vedete, il racconto di questo miracolo è molto interessante perché ci descrive una patologia di questa donna, che in realtà è un'immagine di una patologia relazionale. Una persona che guarda sempre a terra è incapace di guardare davanti a sé ed è incapace di guardare attorno a sé. È un po' come quando nella vita noi entriamo in maniera paranoica, no? Ci fissiamo su qualcosa, è successo qualcosa e noi continuiamo a fissare soltanto quello che non va, non vediamo più niente, non ci domandiamo dove stiamo andando, che senso ha la nostra vita, le persone che abbiamo di fianco, è come se per noi esistesse soltanto quel problema. Questa donna è imprigionata in questa postura esistenziale da 18 anni, non vede niente se non i propri piedi, è curva. Ed è interessante che questa donna che non vede invece viene vista da Gesù. Gesù la vide, la chiamò e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità». E le impose le mani e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Allora, se il dolore ci fa ripiegare su noi stessi, la compassione si accorge sempre del dolore dell'altro, fissa lo sguardo sul dolore dell'altro e aiuta l'altro ad alzare il proprio sguardo, cioè a non rimanere imprigionato del proprio dolore nella propria sofferenza. Se noi rimaniamo curvi nella nostra sofferenza, rimaniamo vittime di quel dolore. La prima forma di compassione non è dire «io so perché tu soffri», perché non lo sappiamo. Oppure «io ho la soluzione alla tua differenza, alla tua sofferenza», perché noi non ce l'abbiamo la soluzione a quella sofferenza. Ma c'è una cosa che è nel nostro possibile: aiutare le persone ad alzare lo sguardo, a dire non esiste soltanto questo dolore e questa sofferenza. Io credo che voi quotidianamente potete sperimentare nel vostro ministero il fatto che quando si soffre il dolore diventa totalizzante, cioè tu non vedi più tutto il resto, vedi solo quella cosa. E a volte, perché è davvero drammatica, cioè se io ho un figlio che sta male, ma che mi interessa del resto del mondo? Quello è il mio mondo, il dolore di quel figlio diventa il tutto. Allora, la compassione è aiutare queste persone che giustamente hanno lo sguardo curvo sulla loro sofferenza, incurvato in quel dolore, ad alzare il loro sguardo. Siamo noi che dobbiamo accorgerci di loro, non loro che devono accorgersi di noi. Siamo noi che in qualche maniera andiamo a costruire delle relazioni, non pretendere che siano loro a desiderare queste relazioni, perché forse in fondo lo desiderano, ma non hanno nemmeno più la forza di domandarla questa relazione. Quindi la prima forma di evangelizzazione non è fatta di discorsi, di teologie, di spiegazioni, di gesti, è fatta da una cosa molto semplice: i nostri occhi negli occhi di chi soffre, punto. E i discepoli avevano imparato questa lezione immensa di Gesù. Tant'è vero che basta leggere gli Atti degli Apostoli per capire. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli sono davvero il giornale di viaggio della prima comunità cristiana, e molte cose che Gesù aveva annunciato e spiegato nel Vangelo noi le vediamo messe in opera proprio dai racconti degli Atti degli Apostoli. E ce n'è uno in particolare che, lasciando perdere l'effetto speciale che crea alla fine anche il miracolo che viene operato per mano di Pietro, ci dice invece proprio la pedagogia che Pietro assume, l'atteggiamento che Pietro assume, l'insegnamento che ha imparato da Gesù. Sentite. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Qui vedete, non c'è nessun effetto speciale, basta andare davanti a qualcuno delle nostre chiese e noi possiamo intercettare di nuovo qualcuno così. Ma non c'è bisogno nemmeno di pensare a un povero che chiede l'elemosina. Chiunque soffre è nell'atteggiamento di sentirsi parcheggiato. Chiunque soffre elemosina la vita, non riesce più a sentirsi protagonista, è paralizzato in quel dolore. E questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Attenti, perché quest'uomo è abituato a elemosinare.
ma non è interessato alle persone che passano, è interessato al fatto che quelle persone possano dargli qualcosa, qualche spicciolo. Elemosinare in fondo significa questo. E guardate invece la scelta che opera Pietro. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui. Noi quando incrociamo qualcuno, qualche povero, evitiamo in modo tale che non ci domandi nulla, no? Ed è sempre un po' così. Quando ci sono dei casi un po' più difficoltosi, la nostra speranza è che non ci intercettino quei casi, che se ne occupi di qualcun altro. E invece Pietro volutamente va a cercare lo sguardo di quest'uomo. Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni, è un atteggiamento ecclesiale, insieme fanno questa cosa, e disse: guarda verso di noi. Ecco, la prima carità che compie Pietro è quella di dire a questo povero: guardami, guardiamoci, mettiamo i nostri occhi l'uno negli altri, guarda verso di noi. Ed egli si volse verso di loro. Quindi significa che non li stava guardando veramente. Quindi questo povero alza la propria testa e fissa il proprio sguardo nello sguardo di Pietro. E dice l'autore degli Atti, aspettandosi di ricevere qualcosa. Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro. Cioè, quello che tu ti aspetti da me, io non ce l'ho. E quindi c'è l'ammissione del proprio limite. Non vado lì dicendo: ecco, sono arrivato io e tutti i tuoi problemi sono risolti. No, dice: quello che tu ti aspetti da me, io non ce l'ho. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Allora, passare dalla situazione di essere parcheggiato alla situazione di camminare è passare dall'atteggiamento di essere vittima all'atteggiamento di tornare ad essere protagonisti. Umanizzare il dolore non significa risolverlo, ma significa aiutare le persone a riscattarsi dall'essere vittime e tornare ad avere protagonismo nella loro sofferenza. E cioè aiutare qualcuno a rimettersi in piedi in quel dolore, a recuperare libertà in quel dolore. E questo è il cammino. E tutto passa attraverso quale alfabeto? Lo sguardo. La prima compassione è la compassione della relazione dello sguardo. Diventare esperti di coloro che smettono di evitare lo sguardo degli altri. Vedete, se noi dovessimo tradurre in maniera molto esistenziale, quasi sociale, l'evitare lo sguardo, dovremmo dire che c'è l'indifferenza, cioè non accorgersi dello sguardo degli altri, a questa differenza invece di fissare il nostro sguardo negli occhi di chi soffre e dire a qualcuno: tu mi interessi, mi interessa il tuo dolore, io non vado via, sono qua, non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Torna di nuovo ad essere libero, anche in questa sofferenza. Vedete come la compassione è più di un sentimento? È diventato qualcosa di concreto, ma di così umano. Certo, che cosa ci rimane come impressione grande in questo racconto? Il miracolo. Ma non lasciatevi impressionare dai miracoli. I miracoli ci raccontano qualcosa di molto più profondo. È una dinamica umana davvero miracolosa quella che viene raccontata. Avevano imparato la lezione di Gesù. Gesù che si accorge di quella donna ricurva e la chiama, la libera, la raddrizza. I suoi discepoli che come il loro maestro intercettano lo sguardo di chi soffre, gli parlano, ammettono il proprio limite, ma gli danno l'unica cosa che possono ridargli, la libertà. La libertà di soffrire. Che significa la libertà di soffrire? Perché chi soffre mica ha scelto di soffrire. Ma tutto si gioca su una cosa molto importante, è ridonare alle persone la libertà interiore nella sofferenza. Cioè a non lasciare che il pallino della nostra vita ce l'abbia in mano qualcun altro.
Una malattia ha deciso per me, io devo recuperare libertà interiore rispetto a questa malattia, altrimenti quella malattia continuerà a decidere per me e no. Cristo è morto perché io potessi essere libero anche davanti a quella malattia. E questa libertà passa attraverso la compassione dello sguardo. Io non sono una malattia. Questo, fondamentalmente questo. Ecco la seconda, il secondo livello di compassione invece, che è quello dei gesti. Allora, se il primo è quello dello sguardo, Gesù capisce che prima di arrivare alla parola, a noi piace subito parlare, no? Perché noi pensiamo che con la parola teniamo sotto controllo la realtà. Perché la parola ci dà logiche nelle cose, le collega al senso, le controlla, perché è successa questa cosa. Insomma, a noi piace tantissimo parlare. Gesù, prima di arrivare alla parola, lo fa con una gradualità straordinaria. Prima lo sguardo, poi i gesti, poi la parola. Allora, siamo arrivati al secondo livello di compassione, la compassione dei gesti. E c'è un racconto, secondo me bellissimo, del Vangelo, anche qui, attirati dal miracolo, non ci rendiamo conto invece di tutto quello che c'è dietro questo miracolo. Lo racconta così Matteo. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Era una cosa molto solita per Gesù. Ed ecco venire un lebbroso a prostrarsi davanti a lui. Ecco, qui già siamo in un territorio pericoloso. I lebbrosi non possono avvicinarsi. Sono tagliati fuori dalla società. Per statuto, per legge, deve esserci una distanza. E guardate, la sofferenza è una cosa che assomiglia moltissimo alla lebbra. Perché chi soffre si sente solo, si sente tagliato fuori dalla vita. Perché non si sente capito. E molto spesso questo abisso di solitudine che una persona soffre non viene in nessun modo infranto. Quindi il più grande inferno che una persona vive quando soffre è quello della solitudine. Quest'uomo nella propria solitudine infrange questa distanza e va a cercare Gesù, ma è vietato avvicinarsi. Tu che soffri non devi rovinare la vita a chi sta bene. Tu che hai un problema non devi gravare sulle spalle degli altri che non hanno quel problema. È una regola d'oro che noi non pronunciamo mai ad alta voce, ma in fondo è quello che noi vorremmo. Tu soffri, stattene per conto tuo. Guardate che certe volte anche delle esperienze sanitarie diventano esperienze di ghetto. Cioè, siccome la società non sa prendersi cura di queste persone, crea dei luoghi dove mettere queste persone. Pensate agli anziani, ad esempio. Siccome non siamo più capaci di tenerli all'interno della società, perché la nostra società si costruisce sul valore del produrre, tu non produci più, quindi non servi, allora creiamo dei luoghi dove noi possiamo depositare chi è inutile, di chi non produce più. Ma è un luogo di distanza, non è un luogo all'interno della società. Ecco, Gesù si lascia raggiungere da un uomo a cui lui non può avvicinarsi. Perché? Perché se tu superi una certa distanza diventi impuro, cioè anche tu sei tagliato fuori. Ecco, un uomo così si avvicina a lui, si prostra dicendo: Signore, se vuoi tu puoi sanarmi. Ora, benedetto il Signore, ha guarito il servo del centurione romano a distanza, senza nemmeno andare a casa di quest'uomo. Ha guarito la figlia della cananea dicendo: vai a casa, tua figlia sta bene. Non poteva fare così con questo lebbroso. E cioè, non poteva guarirlo senza una compromissione fisica sua. Gesù ha il potere di far questo. Cioè di intervenire, di dare un miracolo a questa persona senza bisogno di coinvolgersi fisicamente. Il proprio corpo può rimanere fuori da questa compassione. E invece Gesù capisce che il vero miracolo è il suo corpo messo in gioco in quel miracolo. E Matteo ci dice così: Gesù stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, sii sanato. Amici, chi si sente solo non ha bisogno di discorsi, ha bisogno di sentire che non è solo.
E certe volte il nostro corpo è l'unica maniera che noi abbiamo per dire a qualcuno non sei da solo. Il nostro corpo è un alfabeto del Vangelo. Toccare qualcuno, abbracciare qualcuno, qui entriamo in un territorio delicatissimo, perché si tratta di esserci senza invadere. Si tratta di esercitare una cosa che si chiama tenerezza. E voi sapete che se uno va oltre la tenerezza entra nell'abuso. E se uno invece si allontana troppo dalla tenerezza, crea una distanza e quindi la solitudine. È la giusta distanza, persino dell'alfabeto dei miei gesti. Il mio corpo è un modo attraverso il quale io posso esprimere la compassione. Un bambino non ha bisogno di leggere in un libro che la mamma gli vuole bene, ha bisogno di sentirsi abbracciato dalla propria madre, che è un'esperienza concreta. Che passa attraverso il corpo. Tenere, vedete, la mano a una persona che sta morendo, mica lo salva o la salva dalla morte. Tenere la mano di una persona che sta morendo significa dire a questa persona, tu non sei da solo. Allora, io credo che questa è una cosa che noi dobbiamo riscoprire dentro la nostra vita, cioè dobbiamo rimetterci nella consapevolezza che se da una parte la prima cosa che ci viene chiesta è quella di costruire relazioni, intercettando lo sguardo. La seconda cosa è capire in che modo il mio corpo fa parte dell'evangelizzazione. La tenerezza, la fisicità è un modo che Gesù stesso ha utilizzato per poter raccontare la compassione che ha portato nel mondo. C'è un secondo brano. Vedete, questo è ancora più intenso e qui superiamo anche il buon gusto, Ma credo che l'Evangelista Marco ci racconti di questo miracolo per dirci che ci sono delle cose che vanno vinte con l'unica cosa che ci mette nella condizione di vincere la solitudine e sono dei gesti molto forti. Ci troviamo al capitolo 8 del Vangelo di Marco. Sentite che cosa accade. Giunsero a Betsaida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse: "Vedi qualcosa?" Allora, prima di andare avanti, tanto sapete come finisce questo brano. Che cosa succede? Gli condussero un uomo perché lo toccasse. Cioè, c'è uno che non ha bisogno di leggere una nuova filosofia sulla sua vita, ha bisogno di un'esperienza. Essere condotti da Gesù significa non essere condotti davanti a una visione della vita. Essere condotti esperienzialmente in un fatto. E che cosa fa Gesù? Anche in questo caso, quanti miracoli immediati ha fatto il Signore? Pensate all'emorroissa, allunga la mano, tocca la frangia del suo mantello, all'istante guarisce. No, gli prende la mano di quest'uomo, di questo cieco, e lo conduce fuori dal villaggio. Significa che sta offrendo a quest'uomo un itinerario. Gli sta offrendo un percorso, un cammino. A volte la compassione è perdere tempo con le persone. È capire che a noi è data la grazia di tenere la mano a una persona per una stagione della sua vita, 1, 2, 3 mesi, 1 anno, 10 anni. Che cosa significa condurre qualcuno fuori dal villaggio? Significa tenere stretta la mano di qualcuno fino a portarlo a un'esperienza di intimità. E anche in questo caso la sola parola di Gesù avrebbe potuto guarire quest'uomo. Invece fa un miscuglio con la saliva, prende sta saliva dalla terra, che è una cosa che se voi ci pensate solo un cieco poteva farsi toccare in quel modo, perché uno che ci vede dice: "Senti, sta roba non mi avvicinare, sta saliva presa." È un gesto di un'intimità pazzesca. Guardate che due persone che si amano e si baciano non si creano il problema che si stanno scambiando la saliva, perché il gesto dell'amore che si esprime nel bacio è un gesto di intimità.
Allora, solo e soltanto quando noi entriamo nella dinamica dell'amore, entriamo in una dinamica di intimità che soltanto con l'amore si capisce. C'è un'immagine, ma in realtà l'ho vista tante volte, ma una mi è rimasta particolarmente impressa. Quando noi pensiamo a una figura straordinaria di carità contemporanea a noi, no? Pensate a Santa Teresa di Calcutta. Vedere come raccoglieva quei moribondi e li stringeva a sé. Che significa questo? Perché tu stringi questo? Con un bambino tu fai così, con il tuo bambino fai questo. In che cosa si vede la grandezza della compassione lì? L'alfabeto del proprio corpo diventa il miracolo dell'intimità, il modo attraverso il quale tu riempi una distanza, una solitudine. Allora, vedete, Gesù ha usato il proprio corpo come un modo di raccontare l'amore del Padre. Io ve lo ripeto, e scusate se lo dico ad alta voce, la tenerezza è un modo di infrangere la solitudine. Andare oltre la tenerezza è abuso. Quindi se una persona non sa questo, è un problema. Deve capire in che cosa consiste la tenerezza. E mi domando se noi l'abbiamo ricevuta. Perché soltanto chi ha ricevuto tenerezza riesce a dare tenerezza, capisce qual è l'alfabeto dell'amore, che passa attraverso il proprio corpo. Lo sguardo, i gesti. Ecco che arriviamo finalmente alla parte che ci interessa di più, perché è quella che ci dà più soddisfazione, no? È la compassione della parola. E cioè, non basta che tu guardi qualcuno, non basta che gli stringi la mano, a un certo punto questo qualcuno ha bisogno che gli dici qualcosa. E voi sapete che quando una persona soffre, tu rischi di dire banalità. Banalità, credetemi, le banalità che io sento dire davanti al dolore della gente sono proprio, cioè, meglio il silenzio. Meglio una mano stretta che dire cose banali. Allora dobbiamo metterci d'accordo che cos'è la compassione della parola. Anche in questo caso vorrei usare due brani della scrittura per raccontare questo tipo di compassione. Il primo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, è la grande introduzione che si trova nel miracolo del cieco nato. Proprio all'inizio di questo brano viene raccontato questo dall'Evangelista Giovanni. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Che cosa c'è nascosta dietro questa domanda? Perché la gente soffre? Perché un bambino si trova in fin di vita con un cancro? Perché una persona deve affrontare dei dolori terribili? È una domanda lecita questa. E quello che stanno tentando di dire i discepoli è voler sapere il motivo. Lo semplificano, dice, beh, se soffrono avranno fatto qualcosa di sbagliato, perché la logica è sofferenza uguale peccato, no? Punizione del peccato, e questa è la logica. Cioè, vorrebbero una parola che desse significato al dolore. Avete presente, ma spero che nessuno di voi faccia mai questa cosa orribile di trovarsi davanti a un genitore che ha perso il figlio e a dirgli Gesù si prende i fiori più belli. Però queste sono cose terribili che a volte noi diciamo, no? Ho ricordo durante il terremoto all'Aquila qualcuno che pensava di portare conforto, sapete, nella chiesa, la chiesa è fatta di tante esperienze, no? Ma non basta la buona volontà. Ricordo che c'era gente che girava per le tendopoli e diceva, ma questo terremoto è perché vi dovete convertire. Allora, dite questo a chi ha perso tutto. Capite che la parola lì, invece di essere compassione, diventa un modo di far soffrire di più qualcuno. La risposta di Gesù è bellissima. Dice, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. E cioè Gesù sta dicendo, questa sofferenza nasconde in sé qualcosa.
di grande non è legata a di chi è la colpa, è qualcosa di più grande. Allora, vedete, la gente ha bisogno che noi possiamo aiutarli a rileggere in maniera sapienziale il proprio dolore. Ma questo implica, scusate, una capacità di saper stare accanto a queste persone per raccogliere la storia di queste persone e aiutarla a rileggerla. Solo con il tempo e a volte in maniera retroattiva tu capisci il significato delle cose. Quando ti trovi sulla croce, mica capisci il significato, è buio. Ti senti abbandonato, solo. Allora, offrire delle parole significative significa aiutare le persone a poter rileggere in maniera significativa la loro storia. Avete presente quando, in una delle più belle storie dell'Antico Testamento, la storia di Giuseppe d'Egitto, che è una storia di sofferenza anche quella, non pensate che esista soltanto la sofferenza del corpo, esiste la sofferenza che nasce dalle relazioni. Anzi, molte malattie, anche psichiatriche, che poi diventano malattie, anche fisiche, nascono da patologie relazionali. Si può ferire molto qualcuno attraverso le relazioni. Ecco, questo ragazzo, Giuseppe, ne ha subite di ferite relazionali. Quindi da una parte si trova l'eccesso di amore di suo padre, quindi la preferenzialità, e l'odio totale dei fratelli. Venderlo, prima desiderare la morte di quest'uomo, poi venderlo come schiavo, e poi venir fuori da quel dolore per poi ripiombare di nuovo in quel dolore. La storia in casa di Potifar, no? La moglie si invaghisce, va a finire in carcere di nuovo. Insomma, è uno di quelli che, se noi dovessimo usare un linguaggio molto laico, dovremmo dire: questo è devastato. E quindi ha tutto il diritto anche ad essere uno squilibrato, perché ha tante ferite. Cioè, sarebbe giustificato un atteggiamento eccessivo da parte di questo ragazzo. Ma quando arriva la resa dei conti, cioè quando i fratelli, a causa della crisi, lo vanno a cercare e non lo riconoscono, e lui fa tutti questi giochetti, rimanda a casa, torna, eccetera, lì c'è un desiderio di vendetta fortissimo, E lui tenta di controllarsi, finché non arriva a un punto in cui, rivelando la sua identità, i suoi fratelli rimangono senza parole, perché dicono: caspita, adesso la paghiamo. E quest'uomo dice una cosa bellissima. Dice: non voi mi avete portato qui. In realtà erano stati loro, perché loro l'avevano venduto. Dice: ma Dio lo ha permesso affinché avessi avuto la vita salva, io e voi. Questa rilettura uno la fa dopo, rileggendo il proprio dramma. Ma questa è la parola della compassione. Quando noi possiamo dire: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. La parola della compassione è quella che sentiamo la notte di Pasqua nell'Exultet, quando, dopo che tu racconti tutta la storia della salvezza, arrivi a dire: felice colpa che meritò un così grande Redentore. Che tradotto significa: ma guarda, quella malattia alla fine io l'ho pensata come una disgrazia, e invece quanto è cambiato da quel dolore, da quella mancanza. Insomma, si tratta non di fornire la spiegazione chi è il colpevole, non è la compassione della parola questa, ma di aiutare qualcuno a rileggere la propria storia in maniera significativa, in maniera sapienziale. E questa è un'arte, amici. E quindi significa di avere la pazienza di raccogliere quella storia e di aiutarla a rileggere un po' alla volta. Dice Pietro, nella sua prima lettera: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Allora, vedete che cosa sta dicendo Pietro? Sta dicendo: tu vuoi capire la tua vita, devi guardare la vita di Gesù. Nel suo dolore rivedi il tuo. Nel suo dramma rivedi il tuo dramma. Nella sua solitudine tu rivedi la tua solitudine. Nel senso di abbandono che lui sente, tu vedi il tuo sentirti abbandonato. Quindi l'unica cosa che mi può risultare chiara quando io vivo delle cose drammatiche è vedere qualcuno che ha vissuto queste cose drammatiche. Come ha vissuto quelle cose drammatiche Gesù?
Quindi noi non abbiamo nessun'altra spiegazione che portare davanti agli occhi di queste persone chi ha vissuto la stessa cosa. Dice: a me sembra che Dio mi ha abbandonato, Gesù si è sentito così. A me sembra di sentirmi solo, gli altri non mi capiscono. Gesù sa che cos'è la solitudine degli amici, dormivano. A me sembra di non sopportare il dolore che sto sopportando, Gesù l'ha sentito quel dolore sul proprio corpo. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. E la cosa bella di Gesù è che in quella sofferenza non si mostra come un eroe, ma si mostra come un uomo. Soffre come un uomo, vive come un uomo, cade come un uomo. Guardate, se l'avessi scritta io la Via Crucis, avrei cancellato le cadute di Gesù. Ma invece è così consolante sapere che Gesù cade. Non una, non due, tre volte cade sotto la croce. E quante volte noi siamo schiacciati dalla disperazione? Quante volte la gente non ce la fa più? È schiacciata da quello che sta vivendo. E uno può dire: ma anche Gesù non ce la faceva più. Insomma, si tratta di dire che vedendo la sua di storia, rileggo la mia. La compassione della parola è aiutare le persone a poter rileggere, sovrapporre la propria esperienza a quella di Cristo. Mi piace sempre ricordare, secondo me, una grande genialata che avvenne durante la peste del 600. In alcune chiese cominciarono a comparire dei crocifissi che avevano addosso le piaghe della peste. Ma Gesù non è morto di peste e non è morto di freddo, è morto in croce. Però qual è l'intuizione di tutto questo? Tu che vivi la peste e che hai, e vedi il tuo corpo segnato da una malattia che ti sta ammazzando, vai in chiesa, vedi Gesù e dici anche lui. Cioè, riconosci il tuo dolore nel suo dolore, vedi che c'è una sorta di sovrapposizione tra quella sofferenza e la tua sofferenza, con la grande differenza che tu sai come finisce la sua storia. Allora, se tu partecipi di quella morte, di quel dolore, sai come finisce anche la tua di storia. La mia è una semplificazione, perché si tratta di fornire una parola che aiuti la gente a rileggere in maniera significativa la propria storia a partire dalla vicenda di Gesù. E qui significa che, per quanto è bello vederci Zeffirelli, la vita delle persone non funziona come Gesù di Nazareth e di Zeffirelli. Cioè, non c'è niente di sentimentale. Voi sapete che il primo Vangelo che è stato scritto, cioè nel senso quello che noi riconosciamo come Vangelo canonico, scritto, più antico, è Marco. Marco, quando ci racconta l'esperienza del Getsemani, ci dice che Gesù era scioccato davanti all'idea della morte. Scioccato significa che è pietrificato. Sapete le persone che vivono un trauma e non riescono a parlare? Così usa questo termine Marco. Gli altri evangelisti cercano di smussare questa roba qui. Luca ci mette un angelo, Matteo, insomma, ognuno, e noi ci abbiamo messo la teologia sopra, no? In quel momento Gesù sta vedendo tutti i peccati del mondo, perché per noi è drammatico affermare che Gesù soffriva in maniera umana, non aveva parole, era scioccato, era atterrato da quel dolore. Ma se c'è una cosa che a me dà consolazione è sapere che Gesù ha vissuto quello che ho vissuto io. Se noi ci facciamo, dice Paolo, cerco di parafrasare Paolo, se noi ci facciamo solidali con lui nella morte, diventiamo solidali con lui nella risurrezione. Allora, diventare un tutt'uno con lui, aiutare le persone a potersi distendere sulla storia di Gesù. Ho avuto la fortuna un po' di anni fa, in questi mesi si sta aprendo il processo di beatificazione di una bambina che ho conosciuto gli ultimi giorni della sua vita. Si chiamava Teresa. Teresa aveva un cancro che l'ha devastata. E prima di morire questa bambina, io l'ho potuta incontrare a casa sua, l'ho potuta confessare, abbiamo parlato lungamente. Fortunatamente una parte di questo colloquio l'ho potuto registrare, perché nessuno mi avrebbe mai creduto.
cioè le cose che mi ha raccontato quella bambina erano talmente alte che tu dici, cioè se il Signore non esiste qui, non esiste. Soprattutto perché la sensazione che tu hai è di dire, ma senti, ma chi te l'ha detto queste cose? La mamma? Papà? No, la mamma e papà erano arrabbiatissimi, una ribellione nei confronti di Dio che voi non vi immaginate. E questa bambina mi dice, io attraverso questo dolore ho scoperto l'amore di Dio. E certe volte me lo immagino, dice, disteso accanto a me qui nel letto, come me. Bambina, 11 anni. Dice, certe volte la mamma viene tutta arrabbiata, piangendo, dicendo, perché Dio non mi ascolta? Perché non dà questa croce a me? Perché non possiamo fare a cambio? E io dico a mia madre, non possiamo fare a cambio perché tu non sapresti portarla questa croce. Io sì, perché mi fido. 11 anni. Allora, questa è la parola della compassione che passa attraverso una rilettura della nostra vita. Certo, lì è evidente che c'è lo spirito all'opera, eh? Chi ha istruito il cuore di questa bambina? Ma che cosa facciamo noi se non aiutare le persone a poter rileggere così? A far diminuire la rabbia, il rancore che certe volte c'è nella sofferenza? Se qualcosa noi dobbiamo togliere dal dolore delle persone è la disperazione. Questo dobbiamo togliere. Noi dobbiamo togliere la disperazione dalla sofferenza. Non possiamo togliere la sofferenza, ma la disperazione dalla sofferenza sì. E quando tu togli la disperazione dalla sofferenza, quando quella sofferenza assume un senso. E il senso non è la spiegazione più semplice. Il senso a volte è un mistero in cui tu cadi in ginocchio e intuisci qualcosa, ma non puoi dire, ah, adesso ho capito tutto. È un camminare in tutto ciò. Ecco che arriviamo all'ultima caratteristica della compassione. Allora, la compassione dello sguardo, la compassione dei gesti, la compassione della parola, adesso siamo alla compassione della presenza. In che cosa consiste questa ultima compassione? Semplicemente nell'esserci. Che cosa posso fare io? Niente, ma starci sì, posso stare qua. Non posso fare niente, però sono qui. Offro solo la mia presenza come la cosa più importante che posso fare per te. Cioè non lasciarti da solo, non lasciarti da sola in quel dolore. Niente, non posso fare nulla, però io non me ne vado. È tosta, eh? Perché vi dicevo all'inizio, stare senza poter far nulla significa accettare l'impotenza. Noi non piace, vogliamo fare qualcosa e invece non puoi fare niente, puoi fare solo compagnia. Voi sapete che se io prendo una persona e la metto davanti al tabernacolo, davanti al Santissimo, e gli dico di fare tutte e 20 le poste del rosario, la Via Crucis e di leggersi tre quarti di Bibbia, lo fa. Ma se dico a una persona di stare davanti al Santissimo e basta, dopo 3 minuti comincia l'inferno. E che faccio qua? E cominciano i pensieri, poi me ne voglio andare, e poi sento i miei sentimenti così. Che senso ha sta preghiera? Sono deconcentrato, non provo niente. È un chiaro segno che noi non abbiamo capito che cos'è la compassione della presenza, cioè è starci in maniera inutile, cioè senza un utile. Allora, se tu sai stare mezz'ora davanti al Santissimo senza fare niente, sai stare mezz'ora davanti a un ammalato senza fare niente, capendo che è uguale la cosa. E offrire la tua presenza come la cosa più importante. Quando entrerete in una città, Vangelo di Luca, e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, cioè alla gente che soffre, è vicino a voi il regno di Dio. Che cosa possiamo dare alle persone? La nostra vicinanza. Come si annuncia il regno di Dio? Mi faccio prossimo, sono qua. E a volte dobbiamo beccarci la rabbia, a
A volte dobbiamo beccarci tutto il risentimento che una persona si porta dentro. Ma immaginate il dramma di qualcuno che è arrabbiato e non può dirlo a nessuno. Immaginate uno che ha voglia di tirare dei pugni sul muro e non ha un muro. E che cosa posso fare io se non in quel momento essere quel muro in cui tu puoi tirare i tuoi pugni? È brutto, ci sentiamo frustrati, ma questa è la compassione. La compassione è essere là, a prenderci a volte la rabbia, senza andare via, senza sentirci sminuiti, senza sentire che il nostro ministero in quel momento non è fecondo, è inutile, cioè non ha un utile, ma non è che non è fecondo, è fecondissimo. Gesù ci ha insegnato questo. Mentre, Vangelo di Marco, mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Oh, ditemi, c'è qualcosa di più certo della morte di qualcuno? No, la morte dice fine, è finita la storia, lasciatelo perdere. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, avrebbe potuto dire: no, non ti preoccupare, vai a casa, tua figlia vive. No, dice così: non avere paura, continua soltanto ad avere fede. E si mise in cammino e non si fece seguire da nessuno fuorché da Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Che cosa sta facendo Gesù? Sta offrendo a questo papà, che è disperato per la morte della figlia, la sua presenza. Sta dicendo: torniamo insieme a casa. Gesù cammina con questo papà verso casa. Ora capite che questo viaggio a casa non era una questione di 10 minuti. Forse era questa la distanza che Gesù percorre per arrivare a casa di Gairo. Questi 10 minuti a volte nella vita delle persone equivalgono a 10 anni. 20, 30, il resto della loro vita. Quando tu perdi qualcuno di caro, lo hai perso qui, ma sei in viaggio verso casa. E Gesù ti dice: lo so che è terribile, ma tu continua soltanto ad aver fede, camminiamo insieme. Allora la tua presenza diventa la presenza di Gesù che cammina con chi è affranto da un dolore, verso casa. Sappiamo che cosa succederà a casa, lo sappiamo. La prefigurazione che avviene attraverso questo miracolo è che Gesù restituisce ciò che è stato tolto. Ma amici, lo restituisce alla fine di questa storia. Ma c'è tutto il tratto di strada però, da quando ti arriva la notizia a quando sei a casa. Allora, questo tratto di strada che noi leggiamo velocemente nel Vangelo si chiama vita, si chiama resto della vita. La compassione della presenza è dire alle persone: tu continua, non avere paura, camminiamo insieme, facciamo questo tratto insieme. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Ed entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. È sempre difficile farci accogliere dal mondo in questo annuncio, no? La morte non è più morte, la morte non è fine per noi. La morte Gesù l'ha trasformata in un passaggio, cioè l'ha trasformata in Pasqua. Pasqua significa passaggio, eh? Quindi la morte non è la parola fine per noi, la morte è un passaggio. La domanda è: quando noi ci accostiamo alle persone che vivono l'esperienza della morte, annunciamo la Pasqua, cioè un passaggio, o li assecondiamo nell'idea che è una fine? Guardate, la reazione del mondo è quella di questo Vangelo, ed essi lo deridevano. Sì, certo. Voi sapete che Paolo, quando parla della risurrezione, dice: amico, su questa faccenda ci sentiamo un'altra volta, Cioè, da noi possono accogliere tutto, ma l'unica cosa interessante che noi possiamo dire di Gesù è la risurrezione, perché altrimenti non abbiamo niente di interessante da dare. O crediamo che la morte è una Pasqua, oppure noi non siamo cristiani.
Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Guardate qui come c'è un concentrato di tutto quello che abbiamo appena detto durante questa nostra riflessione. Prese la mano della bambina e le disse, quindi parla, Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Vedete come è passata da un gesto, da una postura di vittima a una di protagonismo. E usa il verbo cum, cioè il verbo della risurrezione. Alzati, risorgi, alzati e cammina. E si mise a camminare. Aveva 12 anni ed essi furono presi da grande stupore. È stupefacente, a proposito di... Ma Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Guardate la delicatezza, e ordinò loro di darle da mangiare. Possiamo fare tutti i discorsi di questo modo. Gesù è l'unico che in mezzo a tutta questa storia dice: sì, casomai poi vi dimenticate di darle da mangiare, però, cioè, che è la cosa più ovvia, che sono quei gesti semplici che certe volte noi ci dimentichiamo nei grandi sistemi. A volte la compassione è l'amore per i dettagli. Non a caso il Vangelo dice: chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua a uno di questi perché mio discepolo avrà il regno. Cioè, praticamente noi ci guadagniamo il regno di Dio con un bicchiere d'acqua. Le piccole cose fanno la differenza. A noi non viene chiesto l'eroismo delle grandi cose, ma di essere come Gesù. Lo sguardo, i gesti, le parole, la presenza, i dettagli. Questa è la compassione di Gesù. E questo è il nostro ministero, rendere sempre più visibile questa compassione. Allora, vorrei concludere come ci fa concludere la preghiera eucaristica quarta, che all'interno di queste parole della liturgia noi troviamo forse la chiave di lettura più bella di che cos'è la compassione. Dice così: Egli, cioè Gesù, ha condiviso tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Gesù è credibile perché ha condiviso tutto della nostra condizione umana, eccetto il peccato. Ma le conseguenze del peccato le ha subite? Non ha compiuto il gesto del peccato, ma sa che cosa significa essere devastati dal peccato. Ha preso su di sé le conseguenze del peccato. Ecco, mi riallaccio a quello che diceva Don Paolo all'inizio. La nostra compassione non nasce dalla scuola, da un corso. Molto spesso la nostra compassione passa attraverso la nostra sofferenza, cioè la nostra vulnerabilità. A volte il Signore ha permesso alcune ferite nella nostra vita, che però ci hanno abilitato ad essere compassionevoli. Dice la parola che Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì, che Cristo è credibile per quello che ha sofferto. Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non sa che cosa significa essere uomini. Ha condiviso la nostra condizione umana. E perché si è sofferto molto nella vita che si diventa sensibile alla sofferenza degli altri. Ma vedete, amici, questo non è scontato. A volte una persona soffre e si incattivisce. A volte una persona soffre e diventa compassionevole. Mi piace pensare che se vi trovate dove vi trovate è perché il Signore ha dato valore anche alla vostra sofferenza. Anzi, vi ha detto: adesso hai capito perché hai sofferto, perché adesso sei utile, perché adesso hai capito che cosa significa poter essere utile al dolore degli altri. Tu che hai sperimentato che cos'è il dolore. Quindi in realtà uno pensa che sta donando qualcosa, ma in realtà è il Signore che ci ha usato misericordia, dandoci questo ministero. Quindi vi auguro, ecco, di poter vivere con gratitudine questo ministero che vi è dato e di rendervi conto che la vostra vita è l'alfabeto più importante che il Signore vuole che usiate per poter annunciare il suo amore,
per poter annunciare la sua redenzione. Grazie.